Buonasera a tutti, ecco qui una nuova puntata di Bellezza e Potere. Quante volte l'ho detto questo? Questa frase l'ho detta tantissime volte, non mi stancherò, vedrete, forse, non lo so. Comunque, noi giriamo, andiamo in, come dire, siamo girovaghi della bellezza e oggi veramente è il caso di dirlo, perché siamo andati a casa di una nostra amica della trasmissione che abbiamo intervistato un po' di puntate fa, ma non a casa sua. Ci abbiamo tenuto proprio ad andarla a trovare, abbiamo detto Marta Cucchia, adesso siamo da te, sì. Finalmente. Beh. Grazie intanto che ci hai ospitato qui. Grazie a voi della visita, è sempre un piacere perché io amo il mio laboratorio e per me è sempre una gioia raccontarlo e farlo vedere e far gioire le persone di questo spazio bellissimo. Noi stiamo gioendo, te lo dico, di questa bellezza, di colori, di questo museo. Spieghiamo esattamente dove ci troviamo intanto. Allora, siamo all'interno della chiesa di San Francesco delle Donne, una delle chiese più francescane più antiche d'Italia. La prima pietra è stata appoggiata nel 1212. In questo luogo San Francesco, quando soggiornava a Perugia, usava dormire e pregare. Quindi i suoi discepoli iniziarono a costruirla già durante la sua vita. Quindi è un luogo specialissimo e penso che lo senti che c'è un'energia tanto bella qua dentro, si percepisce. Io sto benissimo qui, sì, potrei anche rimanere qui a dormire volendo, sì. Perché è un momento anche sì, giusto, di meditazione, c'ha un silenzio, dei colori che poi hai aggiunto tu, devo sì. dire, misti ad una tradizione antica con quella vetrata che, come dire, da sola fa la trasmissione. Sì, devo dire che... Tu però hai costruito dentro questo luogo unico, perché comunque è un posto a livello proprio mondiale, di una... unicità incredibile, anche rappresentato da una persona, da un uomo come è stato San Francesco, e su questo hai costruito un mondo, anche in, se vuoi, artigianale e imprenditoriale. Sì, come sai bene, io non amo chiamarmi imprenditrice, io sono un'artigiana, magari una tessitrice bravina, discreta, ma imprenditrice proprio no. È vero, sì, di sicuro sono stata aiutata da questa bellissima location, cioè non c'è niente da fare. Avere un laboratorio in locali così magnifici è ovvio che l'impatto a livello proprio turistico, siamo diventati un'attrazione turistica. E questo è un progetto che però è partito da mia madre e da mio padre. Io l'ho realizzato fisicamente perché era un progetto loro quello di portare l'atelier in questi bellissimi locali. L'ho realizzato io nel 96, beata in coscienza di una 25enne che dice ma capirete che sarà mai smontare questi telai. Un incubo, cioè è stato veramente 6 mesi terrificanti, però mi è servito. Però sei riuscita. Ci sono riuscita, come ti raccontavo, in pratica è pazzesco perché io questa lezione, dover completamente smantellare e distaccare ogni singolo pezzo della macchina per poi riassemblarla, che succede? Che io adesso le aggiusto e le riparo da sola. E questa è stata una lezione grandissima per me che mi ritorna utile ogni giorno quando mi trovo a dover lavorare su di essi. Mi domando come fai, ti dico sinceramente, ci hai fatto dei macchinari antichi che io già solo a vedere come funzionano, a parte veramente rimani con gli occhi sbarrati, pensare che qualcosa di quello si possa rompere e tu lo aggiusti. Non so, sei come un meccanico della Formula 1, più o meno, messo qui in un ambiente che ha una tradizione, una storia che proprio si respira. Come fai? Come hai imparato utilizzarli e a ripararli? Allora, ho di sicuro una predisposizione io come persona, mi è sempre piaciuto comunque lavorare con le mani, fin da piccolina stavo dietro a qualunque elettricista idraulico che c'era in casa, ero sempre dietro a loro, tant'è che appunto già da piccolissima cambiavo i sifoni dei lavandini, evidentemente ho una manualità che è nel DNA, è probabile, non so da chi, perché mia madre e mio padre proprio non ce l'avevano, quindi è arrivata da qualche, ho fatto un balzo generazionale. E poi piano piano mi sono appassionata in realtà tardi alla tessitura perché ho fatto lo IED a Milano, io volevo fare un interior designer, non era proprio questa l'idea della mia vita. Ho imparato a tessere da un po' autodidatta e un po' con Patrizia che era una tessitrice di mia mamma che poi è stata socia mia per tanti anni che mi ha passato questo testimone perché alla fine è la cosa bella di questi lavori artigianali che c'è il passaggio generazionale. Si tramanda, sì. No? Si tramanda. E devi lavorare affiancato con il maestro artigiano, non può dirti si fa così, arrivederci e grazie, ma ci deve essere proprio un accompagnamento di anni. Io adesso sono felicissima perché ho Sofia e Aurélie, due ragazze francesi che si sono diventate appassionate e sto passando loro il testimone.
sinceramente questa per me è la gioia più grande. Probabilmente a fine anno prenderemo anche Alessia e ho già anche Lise, quindi si sta ingrandendo il gruppo sempre di donne. Un gruppo femminile comunque. Sì. L'uomo non ha interesse rispetto a questo? Non è vero, adesso questo non è vero, perché Lise fra l'altro è la figlia di José, che è stato 22 anni con me, il mio tessitore storico. C'è un legame. Adorato José e sua figlia, adesso è entrata lei con un'altra mansione, ma un po' anche lì mi piace questo passaggio generazionale delle famiglie, come per me è stata mia bisnonna, mia nonna, mia mamma, mi piace che ci sia anche un proseguo nelle persone che hanno collaborato con me. Però diciamo che è una passione più femminile, perché probabilmente si apprezza di più quest'arte, questi colori, guardate i colori, sono già danno tantissimo all'occhio. Se mi permetti, è più che altro che noi donne siamo più perseveranti. Gli uomini mollano, questo vuol dire? Gli uomini, secondo me, cercano più di meccanizzare, di trovare un modo, no? C'erano anche altri laboratori come questi in Italia, ma hanno spesso meccanizzato, cioè hanno abbandonato la strada del rimanere fedeli alla manualità, a questo mestiere millenario che si tramanda di bocca in bocca, generazione dopo generazione. Ovviamente più imprenditoriali, come ti dicevo io non sono un'imprenditrice. Sì, sono due aspetti diversi. Esatto, io non ho mai mirato al riscontro economico, perché avrei comunque sbagliato completamente. strada. E invece, anche se ci deve essere anche quello, ovviamente, in parte, perché sennò uno non va avanti. No, ma anche perché sennò come posso garantire a queste ragazze che sto istruendo ora un futuro, che gli dico ok, vi mollo questo bel crostino, poi ciao. E poi arrivederci. Ciao. No, guarda, è affascinante vedere, io l'ho vista prima Marta, nell'uso della manualità, appunto, come dicevo, perché io onestamente non sono in grado di mettere le mani su niente. Vedi, questo è un po' il limite. Semmai posso rompere qualcosa, aggiustarla, ognuno no. Ognuno ha il suo ruolo. Esattamente, se no non c'è chi l'aggiusta. Se uno non lo rompe, non c'è chi l'aggiusta. Però vederlo starei ore e ore, perché comunque è anche rilassante, moltissimo. Pensare che poi hai trovato delle persone che fanno anche questo, devo dire che tu sei una brava formatrice anche. Io mi chiamo molto simpaticamente il buco nero, perché le persone si avvicinano incuriosite a questa attività e io dico sono qui da sola, che non ce la faccio, e poi le arrivano, le risucchio dentro, e a questo punto rimangono in questo vortice e non riescono a scappare più. Questo è il vortice della bellezza e ci fermiamo un attimo qui, perché vogliamo vederlo questo vortice. Cercate di essere risucchiati anche voi da questo fantastico posto e da queste colorate opere di Marta. Vediamo. Eccoci qui, riprendiamo con Bellezza e Potere. Approfitto per ringraziare Carlo Sampogna, Alberto Spagnolli, siamo una squadra, lavoriamo sempre insieme e ci divertiamo anche, perché comunque questo è un po' il nostro scopo. Bellezza e Potere nasce così, va a casa oggi di Marta Cucchi. Allora Marta, riprendiamo la nostra chiacchierata. Sempre tante cose interessanti ci racconti. Una delle curiosità, pensare che poi hai attratto non qualcuno di locale nel lavoro, ma persone addirittura straniere. È strano questo? O secondo te non c'è ancora un apprezzamento di quello che viene effettivamente fatto a Perugia? Ma adesso non vorrei diventare polemica, ma Siamo liberi, la cosa bella è una trasmissione libera. Ma allora, io credo che a tutte le cose che succedono per un perché.
No, la penso così. Io ho avuto un avvicendamento di ragazzi con stage curriculare, con l'università, che si sono appassionati, ognuno a modo suo e soprattutto in base alle sue sulle passioni, chi più alla storia, chi al medioevo, chi alla parte più magari del marketing. E quindi ho un gruppo di ragazzi che mi sono rimasti accanto negli anni. Queste due ragazze, una delle due, Sofì, proprio l'ho conosciuta così, lei è venuta con l'università a fare il suo stage curriculare qua e è rimasta, come ti dicevo, inglobata nel buco nero. Ha cercato, risucchiata, okay, povera, okay, cocchina, ha cercato di fuggire, ma poi ogni volta ritornava indietro, okay, alla fine perfetto, si è arresa e ha detto vabbè, vabbè, sto qua. E lei sinceramente ha dimostrato una attitudine al lavoro incredibile. Non voglio essere cattiva e dire che gli italiani non ce l'hanno, ma credo che hanno proprio una mentalità al lavoro. Queste ragazze che ho adesso, sono due ragazze francesi, sono entrambe laureate, sono a livello alto, però loro fanno qualunque cosa. Non è che ti dicono, ah no, io ho fatto marketing, allora io... E allora faccio solo quello, no? Sto dietro, okay, il computer, faccio i social media, no. È un problema culturale, però? Penso di sì, adesso non voglio generalizzare, okay, perché adesso per esempio una stagista marchigiana, una ragazza eccezionale che... contiamo di tenere, sta facendo uno stage che finirà, grazie alla Fondazione Cologni per i mestieri d'arte, che finirà ad agosto, e l'intenzione mia è anche lei di risucchiarla. Umbri niente però. Umbri no, ho Umbri avuto no, delle collaborazioni con invece no, un ragazzo perugino con il quale abbiamo scritto il libro per celebrare il centenario, che ancora non è uscito, non è stato pubblicato, e che ha scritto anche un libro con mia mamma sulle tovaglie perugine. Quindi in realtà, perché lui ama il medioevo, ama la, okay, storia, e quindi è un aspetto un po' diverso. Esatto, però effettivamente l'avvicinarsi al telaio, al lavoro manuale, è un po' più complicato. È un pochino più complicato, però magari non sono stata fortunata io nell'incontrare le persone, perché non è che ho fatto... Devo dire che chi entra qui e magari abita qui non può non rimanere affascinato, onestamente. È una cosa meravigliosa. Sì, però posso dire una cosa? Certo. Come te, vergogna, vergognarella? Cioè, sei venuto qua quando? Ci ho messo parecchio, in effetti. Ecco. Ha ragione, perché noi, come dire, nell'interesse l'ho intervistata. Adesso... porterò anche famiglia, voglio dire, esatto, perché mi piace moltissimo. E poi io qualche volta, quando sono attratto troppo, magari aspetto prima di entrare, no? Beh, c'è anche questo aspetto. Però tanti perugini non mi conoscono nemmeno. Cioè, no, questo è vero. Alla fine, quello che dicevamo prima, la location mi ha resa famosa nel mondo, sono relativamente famosa. Adesso in PBS c'è un documentario sui 100 maestri artigiani italiani, si chiama Italy Made with Love, e ci sono anche io. C'è gente che mi entra e mi fa, ma ti ho visto in TV, si vogliono fare i selfie con me. Anche abbastanza, insomma, imbarazzante. Sì, questo purtroppo è l'aspetto negativo, sì, della, sì, fama. Però sta di fatto che giornali, riviste, adesso siamo usciti su un'altra rivista, cioè pubblicano articoli su questo atelier dall'estero, cosa che invece qui, appunto, a parte eccezioni, mi permetto, tu sei una delle... No, noi ci teniamo molto a, esatto, questi aspetti. Però non è così comune, cioè tanti perugini non sono mai stati qua. Ok, e non sanno nemmeno. Noi non sanno nemmeno che esistiamo. Mi dispiace per loro, però noi vogliamo anche divulgare, no, questa occasione, e quindi, perché no, venire qui a vedere. A proposito, per venire qui a vedere che bisogna fare? Bussare la porta. No, allora, con grande sacrificio devo dire, perché questa è una bottega artigiana, noi qui lavoriamo, certo, perché tu l'hai chiamato, certo, giustamente museo, perché siamo un museo laboratorio, ma in realtà noi lavoriamo, qui si lavora. Siamo aperti tutte le mattine dal lunedì al venerdì con ingresso libero dalle 8.30 alle 12.30, poi in altri orari apriamo solo per visite guidate, a quel punto ovviamente la gratuità parte, certo, insomma, per ovvi motivi. Certo. Ma ci piace il fatto di aprire le porte alle persone che possono entrare e vedere questo laboratorio ancora in attività, questi macchinari ottocenteschi ancora in funzione, e la gente rimane molto colpita. E vengono... Stranieri? No, perché poi alla fine è così, no? Questa mattina ti faccio un esempio, poche persone devo dire, però sono capitati due ragazzi non di Perugia ma che vivono a Perugia, una coppia, bene, di francesi e una coppia dagli Stati Uniti. Perfetto, diciamo mista, questa mattina mista, questa mattina mista, mista, sì, tendenzialmente il 90% più straniero. E sono curioso, vengono qui, guardano ovviamente i macchinari, tutto il resto, poi vogliono comprare? Speriamo di, no, sì. No, posso, questo per capire, vogliono comprare. Allora, la cosa che... è molto bella qui, è veramente, perché come l'hai sentito te, la gente si sente partecipe e si capisce che questa è una mission, che è un tentativo di mantenere vivo questo saper fare, no? Questa capacità manuale trasmessa per generazioni. Quindi molti dei nostri clienti in realtà sarebbe meglio chiamarli supporters, perché
comprano con la scusa, sì, ovviamente per avere un oggetto unico e particolare e che ha un suo racconto già di per sé, ma anche con l'idea di aiutare questo gruppo di folli donne che cerca in tutti i modi di mantenere viva quest'arte quindi antica. Quindi è un sostegno vero e proprio. Sì. Sì, viene inteso molto spesso così. Sì, ma è giusto, perché poi di fatto chi contribuisce sa che sta contribuendo a qualcosa che serve alla comunità. A un progetto, okay. Sì, è un progetto che vale per tutti. Sì. Questo è un posto che deve vivere assolutamente, quindi merita. Sì, il mio terrore è proprio questo, è quello di diventare solo museo. E questo per me sarebbe veramente, per me la morte civile, perché io combatto come un leone da anni per mantenere viva, perché sai quanti problemi avrei avuto di meno a certo. Stare qua come museo, arrivederci, grazie, fine. No, questa è una cosa diversa, è anche un museo giustamente, perché non può non esserlo, basta entrare. E poi c'è un aspetto importante, vedo le borsette fantastiche. Sono meravigliose, sì. Fantastiche, guardate, è da vedere, assolutamente da vedere. Giusto un paio di questioni, ma ero curioso. Centenario, parlo di centenario, che vuol dire? Che cosa abbiamo fatto? Allora, intanto il centenario è accaduto nel 2021 e quindi, visto che era ancora... Sì, recente, ma era Covid, cioè comunque sì, strascico sì. Di Covid. Quindi di celebrare questa cosa con le mascherine, immortalare quel momento... No, potevi ricamarle, ma non era il caso. Ecco. No, esattamente. Non mi sono sempre rifiutata, non l'ho mai fatta. Ok, bravo. Mai, nonostante richieste di tutti, no. Solo per un paio di amici, ma per amicizia e basta, e affetto. Abbiamo voluto distaccarlo da quel periodo. Uno, perché c'era un progetto dietro che in realtà si è prolungato e siamo andati un po', come si dice in Perugia, un po' lunghi, non siamo riusciti a completarlo. E due, perché non volevamo legarlo a quel periodo particolare. Quindi in realtà è stato celebrato questa primavera, a marzo, alla Sala dei Notari. Abbiamo presentato un bellissimo documentario curato dalla Curo Film, una coppia di ragazzi, fratelli fantastici, che hanno seguito tutte le fasi della lavorazione per 2 anni e mezzo, le hanno registrate, come ti dicevo, un monte ore furioso, hanno estrapolato il racconto, la narrazione di questo progetto bellissimo, che era il realizzare la copia della tovaglia perugina raffigurata da Leonardo da Vinci sull'Ultima Cena, perché nessuno lo sa, ma sull'Ultima Cena di Leonardo da Vinci c'è una tovaglia perugina. Fantastico, conosciamo cose importanti, nuove, grazie, grazie anche a te. Un'ultima curiosità, 100 anni, ti auguro di arrivare a festeggiare anche 200 anni, ovviamente, ma l'obiettivo è questo, no? Sì. Mantenere il futuro di questo posto e mantenerlo così meraviglioso com'è. Nella sua bolla temporale, perché sì. Così deve rimanere. Sì, sì, dove c'è un po' di innovazione, perché c'è anche questo. Vedo qui uno schermo gigante davanti a me. Quello serve per le visite guidate. Giustamente. E con tanta tradizione che non va mantenuta grazie a questo... A questa tua opera, perché tu fai un'opera per tutti e giustamente stai facendo artigianato, e appunto io insisto anche in imprenditoria, indipendentemente da quelle dagli che sono gli scarsi risultati. No, va bene, se no me ci sono. Senti Marta, grazie. Grazie a voi, mi ha fatto tanto piacere averti qua. Grazie, noi siamo qui, siamo bene, mi sa che ci rimaniamo un altro po', ti verremo a disturbare sicuramente ancora. Volentieri. Ogni tanto Carlo mi fa segno che finisce il tempo, ma è giusto che sia così. Marta, grazie. Grazie. Noi ci vediamo presto, sempre con bellezza e potere e posti magici come questi, giusto per raccontarveli e dirvi, venite a vederli, perché l'occasione ce l'avete davanti agli occhi. A presto.